Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo nuovo test map. Oggi sono qui per presentarvi la Country of Fruits, quindi già dal nome e da come potete vedere dai silos è una mappa multifruit. Oltre a scaricare la mappa dovete scaricare, insomma vi consiglio di scaricare anche altre mod per appunto il funzionamento della mappa e appunto tutte le sue cose, che come poi vi farò vedere, senza quelle mod lì le cose non funzionano, oppure sono mezze bugate, ma ci sono delle porte che non si aprono appunto perché mancano queste cose. Come vedete, diciamo, quelli che hanno tra virgolette così i frutti originali, diciamo, hanno, diciamo, dei marchi maggiori, insomma si vedono subito. Gli altri invece, vabbè, Huffer, tutte quelle cose lì sono cose che dovete un po' tradurvi, a meno che non riuscite a capire, diciamo, dall'immagine, se l'immagine è fatta abbastanza bene, che a vedere insomma sono fatte anche abbastanza bene. Baum Wolle, cioè uno vede così, diciamo, ma cosa sarà mai? Uno va di qua, vede questa qua, dice sì, queste raps, pare a pi colcia, ma vabbè. Vabbè, insomma, dopo vedete cosa scaricate, quale silo si riempie, se no Google Traduttore e risolve tutti i problemi. Mappa, devo dire, abbastanza grande, campi belli grandi e sono un po' troppo squadrettati, però per fortuna non sono neanche tutti piani, hanno un po' di pendenza, qualcosina, c'è qualche stradina in pendenza. PDA un po' da rivisitare in quanto riguarda le strade e non si vedono tanto bene, però vabbè, chiudiamo un occhio e via. Come vedete ha vari punti di scarico abbastanza localizzati, quindi quando vi avvicinate a uno poi gli altri sono lì in zona. Abbiamo questi tre punti principali, quello in basso a destra, un po' sul centro-sinistra, al centro e un po' verso l'alto, sono due o tre anche verso l'alto. Vabbè, io ragazzi appunto come solito vi faccio vedere un po' i posti, giusto? Perché se uno deve comprare, cioè deve andarsi a vedere la mappa, deve scaricarsela, almeno dice sì, la mappa è fatta così, perché tante volte dalle foto su Modoster non è che si riesca a vedere proprio bene, magari tante volte anche io scarico la mappa, però infine loro ovviamente magari mettono le foto migliori, e magari un po' anche ritoccate, così vi sembra belle texture e quant'altro. Poi entrate nella mappa, schifo più totale, magari non ci sono neanche le ombre per terra, qui invece fortunatamente ci sono. E vabbè, niente, vabbè, a questo punto che sono qui siamo a casa, ci sono galline, le vacche, però appunto mi mancherebbe un po' d'erba, diciamo vera, alta, non solo il verde così in basso. E poi abbiamo le nostre pecore con il bull collector e quello che vado io. Ci sono anche maiali, come vedete sono un po' mezzi buggati, penso per l'assenza delle mode che ci sono, infatti porte non si aprono, si vado qui così non riesce a entrare, non si aprono. Ci sono i suoni, tante volte ci sono i sound, però le porte non funzionano. Stessa cosa per i beef, che sono sempre qua in zona, dalla vicino a parte dei silos, insomma, vabbè. Quindi penso il funzionamento non ci sia perché mancano quelle mod. Qui avete una vendita della paglia o del fieno, o vendita o raccolta, insomma, qualcosa avete, che c'è anche una scaletta per andare sul granaio. Gaffemo, no, sì, beo beo, veramente beo. E vabbè, niente, siamo il primo trattore appunto posizionato qui a casa. La vedete subito, c'è questa insegna che gira, che vi fa vedere appunto il posto dove siete. Quindi arrivate da distante, lo vedete subito. Vi mettono qualche casettina qua e là, non ci sono macchine che circolano, peccato, perché riempivano un po' la mappa, dato che è così bella distesa di campi e quant'altro. Anche se c'era qualche macchina che scorazzava, diciamo, non era diciamo così male, ecco. Vabbè, niente, questa è appunto la parte centrale e quant'altro. Ora andiamo avanti, iniziamo con i punti di scarico. Adesso ne farò un po' che sono verso il basso e poi andremo dagli altri in alto. Siamo qui così, questa è una zona
L'hanno messa, c'era una scritta centro di giardinaggio, roba così, però non so se sia perché è presa dalla mappa originale e quant'altro. Comunque qui a vedere vendete gli animali, dove ci sono i recinti così uno capisce che si va a vendere gli animali. Poi un altro scarico è qui così vicino. Poi vabbè ragazzi, ci andate sopra col frumento, ve lo accetta, vedete se vi vende o no, andate sopra con le patate, non ve le accetta, capite che lì le patate non ci vanno. Questo è quello di scarico qui dietro, l'hanno buttato qua dietro, comunque questo qua dovrebbe scaricare, prendere, scusate, un po' di tutto. Strade un po' così sormontate, ma vabbè, no problems. Andiamo avanti, dovrebbe essercene un altro. Dov'era? Dove sono tutti qua in zona, abbiamo il coso della posta un po' rovesciato, nessun problema, eccolo là dietro. Comunque dai, all'inizio ragazzi vi danno anche abbastanza mezzi, vi danno una pala gommata, vi danno una trebbia anche abbastanza grande, vi ha dato anche i campi e quant'altro, direi che era obbligo che ve la davano più grande. Eccolo qua, vendita di cippato. Tante volte però ho visto anche che ci sono dei simboli dove non c'è niente, sicuramente simboli restati lì da altre mappe che hanno preso, se è una mappa convertita magari ancora dal 13, perciò quelli sono. Comunque come vi dicevo qualche stradina in salita c'è, vedete qualche buca, fossato, qualcosina così c'è, il campo vedete. Non è proprio piano piano, ha un po' di conca, quindi insomma, se era proprio piatta, la mappa era proprio noiosa. Già è dispersiva, in effetti io avrei messo forse qualche albero in più, la arricchiva un attimino, è ancora una V1, perciò magari fanno in tempo a sistemare qualcosina. Però magari anche qualche campo invece di essere così squadrato, magari mi fanno un po' più tondeggiante, magari ci mettono un laghetto, una cosuccia qua e là. Capite anche voi che le cose si abbelliscono. Se ho saltato il PFRD e off, praticamente ci sono i cavalli, sicuramente ci sarà vendita della paglia, poco ma sicuro. Qui abbiamo anche un parchettino. Peccato che non ci sia l'erba vera, ma sono disegnata nel senso per terra, dentro dalle vacche, dentro dalle pecore. Bella sta salitina qua a fare col 3A, senti il trattore ai massimi sforzi proprio. E eccolo qua, abbiamo le stalle, a parte che le avevo già viste. C'è un sound un po' troppo ripetuto a parere mio, anche questo qua serve un po' da sistemare. Buongiorno cavallini, trotta trotta cavallini. Vabbè, andiamo avanti. Siamo al biogas adesso, questa zona qui. Bel biogas, raramente si vedono mappe con vasche così interrate. E qui, come vi fanno vedere anche dalle foto di Modoster, si usano praticamente i nastri trasportatori dall'interno, si gira il nastro trasportatore verso l'esterno e diciamo uno si affianca col carro, diciamo qua così, magari se non è un carro troppo alto, si affianca col carro in questa zona qua e si riesce a buttare la roba lo stesso. Molto comodo invece quest'altro, che allora potete scaricare direttamente con i rimorchi e siete a posto. Vabbè, qui e poi abbiamo fianco al biogas avete un punto di vendita, stavo anche dimenticando. Eccolo qua, main house Gebeit, dovrebbe essere tipo perché essendo multifruit, proprio così c'è anche farina, quelle cose là, perché ho tradotto qualcosa, adesso non ricordo esattamente, ma ci dovrebbe essere anche produzione farina, vendita, insomma ci sono le loro cose. Poi qui ci sono i bancaletti, questo è pellet, e insomma ci sono un bel po' di robe. Questa mappa è proprio da capire. Bisogna giocarci, passare le ore a giocarci per capire ogni frutto, ogni cosa, magari anche che trebbia usare e quant'altro. Mi sembrava, vi avevo presentato una trebbia multifruit, o se non ve l'ho presentata, bisogna cercare su Modoster, ragazzi. A meno che,
non ve la mettono in descrizione il link della mappa, sapete, su Modostri tutte le varie cose, eccetera eccetera. Vedete anche questi attacchi rossi ed Spiran Ludel Brotboxen, cioè ogni roba magari fa anche qualcosina, per quello è, magari sono cose anche abbastanza funzionali. Infatti qui potete andare a scaricare, magari a riempire le cose. Fortunatamente vi mettono, senti che casino, vi mettono anche il cartello su cosa accetta, quindi erba, silato e axelle, mischfutter, mi spiace, ma non so. C'è un bel impianto qua comunque, ragazzi. La mappa è anche fatta bene, anche abbastanza carica di cose. Sebbene magari siano fatte un po' così alla buona, vedete anche tubi rossi così, ovviamente magari a livello di texture non curati, però magari a livello funzionale sì. Ecco, questo qui è lo store, come vi dicevo, vi danno già una bella trebbia, un bel po' di mezzi e tre trattori. Quelli che avete visto sulla seminatrice e quant'altro era tutta roba che vi davano. Qui, vabbè, scarico generale, siamo in alto alla G-Trade, là dove, che nome c'era scritto, niente di che. Vabbè, andiamo avanti qua allo store, e qua abbiamo tre punti di scarico tutti in zona. Ho portato qua il trattore sull'incrocio. Qui ne abbiamo uno che penso sia anche questo un po' di frutti generali, dato che c'è il silos qua così, un po' come dire mulino, quelle cose lì, insomma. Vedete, veramente dei bei spiazzi, ci sono già vari campi coltivati e altri bordi delle strade, ogni tanto ci fanno di quelle montagnole, ci fanno su di quei salti, quindi occhio a non andare fuori. Anche qua vedete, questo qua è simile a quello che c'era prima. No, no, sì, è lo stesso, praticamente si vende lo stesso prodotto, quindi guarda, sarà sempre riguardo farina e quant'altro, che avete un po' a far gasolio. Manca il terzo. Vedete anche qui mettere due o tre alberi in più, una panchina, una fontanella per l'acqua, abbellire un po' la mappa, incrementare un po' quello che è la mappa. Sì, ovvio, magari viene anche più pesante, però insomma, vabbè. Qui sostanzialmente i hots sono i pellet, perciò magari potete scaricare del legname, così magari caricate cippato, insomma. Bisogna capire un attimo come usarla, poi avendo anche le altre mod che si inseriscono. Le cose poi sono diverse, magari vi compaiono certi attrezzi, certe cose che diciamo, ah, sì, questo serve per quello, quest'altro si usa di qua, di là. Anche qui, sempre riguardante la farina, il trasporto farina, mi sembra, ragazzi, mi sembra che sia così. Backmare, non sono cose che conosco. Comunque è una bella mappa, complessa, ma bella, complessa in quanto frutti e quant'altro, perché non sono cose che si usano in tutte le mappe. Poi su una mappa le sue cose un po' particolari, eccetera, eccetera, ancora peggio, infine. Vabbè, qui vedete, abbiamo un piccolo centro, casettina, lì c'è la vendita della lana, poco ma sicuro. E anche qua altro punto scarico, vendita, magari raccolta semi, centro di giardinaggio e quant'altro. Magari raccogliete anche gli alberi, vi comprate gli alberi da piantare, eccetera eccetera. Anche qua un altro punto e via. Vedo anche tanto legname, roba così, quindi perciò ragazzi, è da sbizzarrirsi proprio. Qui un altro punto di scarico, dovrebbe essere anche quasi alla fine, ormai abbiamo fatto così tutti. Fructus, quello che avevo messo la foto l'altro giorno sulla mia pagina Filmarco 95. Allora, vabbè, intanto qui potete vendere le uova, se ne avete tante in tasca, passate qua. Qua scarico
Prof. Verkauf, purtroppo tedesco io non l'ho avere fatto a scuola, avrei parlato solo dialetto veneto. Anche qui io scarico, magari qui scaricate tutti i frutti strambi eccetera eccetera, dato che fructus è così, insomma, dietro la parola si nasconde la parola frutti, magari capite, allora scaricate le varie cose. Comunque un bel stabile, ma con anche rasse del cartone che venga messo. Questa inquadratura qua, aspettate un attimo, ecco, nuvolette così disperse, montagne distanti e quant'altro. Torniamo alla normale utilizzo delle varie cose. Qui forse avete altro, l'avevamo già visto, avete insomma esine tanti vicini e più o meno sono quelli. Sarebbe bello che magari in mappe così, niente male poco esperta e quant'altro, ogni punto di scarico mettessero magari un nome, un numero, e poi diciamo su una pagina o comunque vi mandano una screen, vi fanno scaricare una screen insieme al diciamo alla mappa con, come dire, ok, il numero 12 corrisponde a questo e si vende tatantatantatant, cioè quello lì sarebbe proprio ottimo, così uno prende la mappa, se la scarica non deve stare lì a perdere tempo. Già io un po' qui test map, forse vi risparmio un po' il tempo di andare a provare la mappa per vedere se è fatta bene o no, così avete un video che vi dice sì, è fatta così o cos'ha. Vabbè, alberi mi sembra un po' spenotize, devo dire la verità, ma vabbè, vedo che sta mappa qua ha pochi alberi, si morirà anche senza ossigeno. Vabbè, come vedete è bella grande, anche campi veramente distese enormi, questa qua in multiplayer ma in 16 giocatori, cioè è veramente veramente grande come mappa. Vabbè, qua c'è un trattore in mezzo al campo, così l'avevo messo per gironzolare, per farvi vedere la vastità diciamo dei campi. Ecco, su tutta la camera tirata indietro, cioè vedete che attrebbiare un campo vi va via tanti quelle ore di gioco, ragazzi, che non avete neanche idea. Per questo pensate, se io dovessi provare ogni punto di scarico, ogni roba, beh, innanzitutto se non usassi la money mod sarebbe da fucilarsi, cioè vuol dire far proprio una serie, proprio una carriera per provare una mappa. Capite anche voi che già i tempi stringono, faccio fatica a fare la serie, tempo per il PC solo la sera se mi vada anche bene, le cose non sono sempre semplici e facili come magari quando si va a scuola che si torna a casa e si ha tutto il tempo per studiare, lasciamo perdere, ma si ha il tempo per giocare, il computer e quant'altro. In casa lavoro sono le 6:30 e tutto, perciò vabbè, campi già anche arati, guardate che razza di distese, ragazzi, madonna. Qui mod sono pronto 26 e Trebbie con la follow mia manetta, perché altro non c'è. Trebbie con tutti i cassoni maggiorati, carri maggiorati, mode serie americana e quant'altro, perciò altrimenti non ne venite più fuori. Vabbè ragazzi, direi basta, perché vi ho detto, vi ho fatto vedere più o meno tutto, queste sono le cose che ha, spero di non aver saltato niente di importante, se no vabbè, scoprirete voi. Bene ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like se la mappa vi è piaciuta, non mi ricordo, non dovrebbe pesare neanche tantissimo. C'è per ora la V1, se usciranno altre versioni ovviamente non andrò a presentare comunque la mappa, perché di base la mappa è questa, perciò al massimo possono solo migliorare, a meno che non vengano fuori 10 versioni, allora alla decima, se hanno cambiato tutto, potrebbe anche riscapparci un test map. Bene, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao.